Oggi faremo un viaggio fantastico nel nostro corpo quando facciamo esercizio fisico. È come se dentro di noi ci fosse una squadra di supereroi sveglia che ci aiuta a correre più veloce, a saltare più in alto e a sentirci più forti. Preparatevi a scoprire come ogni movimento che facciamo scatena una reazione incredibile all'interno del nostro corpo. Ora, immaginate di essere un supereroe che ha bisogno di energia per salvare il mondo. Quando iniziate a muovervi, il vostro corpo chiama i suoi amici speciali, quali? Il glucagone, il cortisolo, l'adrenalina, la noradrenalina e l'ormone della crescita. Questi non sono solo nomi difficili, ma sono come pozioni magiche che danno al nostro corpo la forza di un supereroe. Il glucagone è come un mago che trasforma il grasso in energia scintillante. Pensate a quando correte. Il glucagone fa in modo che il vostro corpo prende il grasso immagazzinato e lo converte in energia pura che potete usare per muovervi velocemente. Il cortisolo è come un allenatore che dice al corpo di usare quell'energia per correre e saltare, come se vi stesse preparando per una grande gara, assicurandovi che abbiate tutte le energie necessarie per vincerla. L'adrenalina e la noradrenalina sono come turbo che fanno battere il cuore più forte e più veloce, così potete muovervi come il vento. Questi ormoni sono i vostri alleati segreti che vi aiutano a spingervi oltre i vostri limiti, dandovi quella spinta extra quando ne avete bisogno. Poi c'è l'ormone della crescita, che è un costruttore che ripara i muscoli dopo che avete giocato, rendendoli più grandi e più forti per la prossima avventura. È come se aveste un team di riparazione che lavora mentre vi riposate, costruendo muscoli più resistenti per le sfide future. Quando facciamo esercizio, il nostro corpo fa una cosa molto intelligente. Mette l'insulina da parte e lascia che i muscoli prendano tutto lo zucchero che vogliono senza chiedere il permesso. È come se i muscoli avessero la chiave segreta chiamata GLUT4, che apre una porta speciale per far entrare lo zucchero direttamente senza fare la fila. Così, mentre voi state giocando o divertendovi, i vostri muscoli hanno tutta l'energia di cui hanno bisogno per continuare a muoversi. Per esempio, pensate a quando giocate a calcio. Non giocate a calcio, farete qualcos'altro. Ogni volta che fate uno scatto per raggiungere la palla, il glucagone e il cortisolo si attivano per darvi l'energia necessaria. E quando fate un tiro potente verso la porta, l'adrenalina e la noradrenalina aumentano il vostro ritmo cardiaco per assicurarsi che i vostri muscoli ricevano abbastanza ossigeno e nutrienti. Dopo il gioco, mentre vi rilassate, l'ormone della crescita entra in azione, riparando i tessuti muscolari e rendendoli più forti. È come se ogni volta che giocate, il vostro corpo diventasse un po' più potente, proprio come un supereroe che si allena per la prossima missione. E non dimentichiamo la nostra chiave segreta, il GLUT4. Durante l'esercizio i vostri muscoli usano questa chiave per accedere direttamente allo zucchero nel sangue, che è il carburante principale per l'energia. È come avere un accesso VIP a tutto il cibo che serve per mantenervi in movimento. Allora ragazzi, la prossima volta che giocate a calcio, danzate o fate una gara di corsa, ricordatevi che dentro di voi ci sono questi supereroi ormonali che lavorano insieme per rendervi incredibili. Non siete mai soli, avete un intero team che vi supporta, grazie alla magia della scienza. Ora, se vi è piaciuto questo modo di scoprire questi segreti del nostro corpo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le prossime avventure. Ci vediamo presto per un altro viaggio straordinario nel mondo della scienza, dove ogni giorno è un'avventura. Dai, alla prossima, ciao!